Sono al telefono con Luca Moneta, che fa parte della grandiosa squadra italiana che ha vinto la Coppa delle Nazioni a Lumen. Quindi innanzitutto complimenti Luca. Grazie, grazie mille. Complimenti Luca e complimenti ovviamente a tutta la squadra formata da Pier Giorgio Bucci, a Daniele Darios e Lorenzo De Luca. E allora la prima domanda è d'obbligo, insomma, come descrive l'emozione della vittoria, tra l'altro una vittoria su paesi come la Francia e l'Inghilterra e soprattutto in una competizione su prato, come ci può descrivere questa vittoria, questa emozione? Ma sicuramente è stata un'emozione grandissima e per noi molto importante, perché prendevamo i punti e quindi era una gara a cui tenevamo particolarmente e è andato tutto per il meglio. Certo. Siamo riusciti a vincere. Infatti vi aspettavate un risultato così, un finale che vi ha condotto alla vittoria, uno zero così al finale? Ma sinceramente io sono sempre molto ottimista e sapevo che tutti noi eravamo molto per l'appuntamento e sinceramente sì, ci speravamo tutti, eravamo tutti molto ottimisti e propositivi. Bene, questo ci fa piacere, quindi siete molto ottimisti, insomma si sente di essere molto ottimista e molto propositivo anche nei confronti della qualificazione dell'Italia alle prossime Olimpiadi? Ma, sicuramente è un compito molto difficile, però non vedo perché non essere positivi e non sperare. Senta, torniamo invece a quella che è stata la vostra vittoria appunto alla Coppa delle Nazioni a Lumen. Ci può raccontare dove si è allenato, con chi si è allenato, quanto tempo avete impiegato per la preparazione? Ma è stata una preparazione individuale, nel senso che ognuno di noi ha fatto il suo percorso, il suo iter. Io in particolare ho ripreso il mio cavallo in Spagna e in Portogallo facendo dei concorsi internazionali, in quanto ho voluto anticipare un po' la stagione, il clima è ottimale, quindi mi sono spostato di febbraio, sono rimasto di 2 mesi. Ah, però. E gli altri invece hanno fatto diversamente, insomma ognuno ha fatto un po' il suo percorso. E Hans conosceva già comunque tutti noi, conosceva i nostri cavalli e sapeva che ci saremmo organizzati al meglio per questo appuntamento, e così è stato. Ecco, a proposito di Hans Horn, CT della Nazionale, che cosa vi ha detto prima di entrare e soprattutto come ha commentato questa vittoria? Ma è stato molto contento, sicuramente c'è un grande rammarico perché purtroppo ho avuto un infortunio. E difatti durante la seconda marcia si è avuto un incidente alla schiena e quindi non è riuscito a portare a termine il percorso in modo, insomma, da trovare un risultato utile alla squadra, e tant'è che questo episodio ha fatto sì che io abbia ritirato il cavallo dalle future Coppe delle Nazioni e campionati europei di quest'anno, perché purtroppo è un infortunio che si è già ripetuto nel tempo e quindi mi fa capire che insomma il cavallo ha già dato molto ed è sbagliato portarlo a saltare a quei livelli, per cui sarà declassato. Certo. Però sono positivo perché insomma in scuderia ho Connery e Cashin, che sono due ottimi cavalli, soprattutto questo secondo è un cavallo nuovo nella mia scuderia e penso che possa dare un ottimo contributo e essere sicuramente un cavallo che potenzialmente ha tutte le qualità per saltare bene un europeo e un olimpiade. E poi insomma ho parlato anche con un altro mio sponsor, forse c'è un altro cavallo o altri cavalli che possono diventare interessanti, per cui Neptune passerà a fare il secondo cavallo e verrà sostituito. Arduo compito per il nuovo successore, perché insomma per me ha fatto veramente tantissimo. Certo, si sente che ne parla con molta partecipazione, con molto pathos, e quindi evidentemente è qualcosa che l'ha toccata nel profondo, no? Beh, insomma è un... diciamo che è un...
Senta Luca, quali saranno i suoi prossimi impegni? Adesso sono in partenza da Shanghai per una tappa del Global. Sì. Per la settimana successiva sarò a fare una gara alla Boll. Sì. E dopodiché dovrebbe esserci Roma, dove impegnerò sicuramente Connery, che è l'altro mio cavallo, che in questo momento è il primo cavallo della scuderia e che sta saltando ultimamente molto bene. Reduce dalla finale di Coppa del Mondo di Las Vegas, dove ha saltato veramente bene, quindi mi fa ben sperare. Luca, Piazza di Siena, sì o no? Sicuro, se sarò nella squadra cercheremo di fare il bis, se no sarò lì a tifare i miei colleghi perché facciano del loro meglio. Ecco, cosa pensa di cosa pensa Luca di Eleonora Ottaviani, show director di Piazza di Siena? Ma a parte il fatto che è una grande amica e poi è una donna di cavalli, è una persona che ha organizzato per tanti anni i migliori eventi, basta pensare che San Patrignano è stato considerato il miglior concorso al mondo e lo organizzava lei, per cui non potremmo avere mani migliori. Certo. E senta, lo sa che tra l'altro a proposito del fatto che appunto Piazza di Siena non sia su prato ma sia appunto su terra, adesso c'è il Cavaliere Orlandi, il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, che si sta adoperando perché dalle prossime edizioni possa essere anche su prato. Secondo lei è contento di questa decisione, di questo provvedimento? Ma sicuramente ci sono i pro e i contro. Saltare in erba è sicuramente, ha un fascino diverso, sicuramente più spettacolare, e bisogna poi fare i conti con il clima e con le avversità meteorologiche, quindi bisogna poi riuscire a organizzarlo bene, ma il Cavaliere Orlandi è un uomo di cavalli, è una persona che sicuramente, se prenderà una decisione di questo tipo, farà sì che il campo sia perfetto. Senta, non glielo vorrei nemmeno chiedere perché sento che lei è una persona estremamente positiva, propositiva e ottimista. Quindi il futuro dell'equitazione italiana come lo vede? Assolutamente risalita. Bene, e senta, lei legge, consulta l'opinione equestre, il nostro magazine? Mi è capitato, sì, qualche volta. Bene, ne pensa bene, spero. Assolutamente, non potrei dire diversamente, me lo chiede lei. Certo. No, comunque anche se lei fosse una terza persona ne parlerei molto bene. Va bene, noi la ringraziamo Luca e ancora complimenti a lei e a tutta la squadra. Grazie a tutte, grazie a tutti. Arrivederci, a risentirci.